Il Tiki Taka è sempre al comando della classifica, doppiando 6-3 il CMB. Notte da regine delle All Blacks, la kickoff è secondo posto consolidato. Torna a correre e mette il turbo il Bitonto. Al Pescara bastano Belli e Tati per tornare dall'isola col tesoro. Città di Falconara vince in rimonta in casa della VIP, reti bianche al Palapoli. In classifica Tiki Taka Francavilla 10, kickoff 9, Bitonto e Pescara 7, Falconara CMB 6, Lazio 5 col Molfetta, VIP 4, Cagliari e Foligno 3. Verona 2, Lamezia 0 punti, queste le gare del prossimo turno, CMB, Cagliari, Pescara, Molfetta, Audace Verona, Bitonto, kickoff VIP, Foligno, Lazio, Falconara, Tiki Taka, Francavilla, riposa in Lamezia. Rosa Mattarella va al centro e Brenda Bettioli sblocca la contesa. Bettioli, pressione feroce di Snyder che recupera e pareggia la contesa. Rafa Snyder continua allora il giro palla del Tiki Taka con Ortega dentro per Butima che gira di prima, eccola la soluzione diretta del Tiki Taka. Guido protagonista dei due portieri, attenzione a Butima per Bertè che trova il gol, questa volta Cimarosa non può farci nulla. Velo di Ortega per Bertè, a spazio per il destro Adrieli, Bertè a Bettioli subito da Butima. Isolamento, tocca il pallone al centro per Ortega, il controllo! E adesso è spettacolo! Esce vincitrice da questo duello, 3 contro 3, serve dall'altra parte dell'Ernia! Ha rischiato molto il Tiki Taka e sta rischiando molto perché Snyder si avvicina allo specchio! Calcia di punta e trova il gol del meno 2! Arriva Morim, pressata proprio dalle Siena, verticale, Guidotti calcia! Alessia Guidotti! Ha creato un'altra occasione pericolosa alla Royal. Attenzione qui ancora, Bobo ci prova, deviazione! Sfortunata di Foti e la kick-off passa in vantaggio alla Lamezia. Calcio d'angolo, fuori per Borges e poi Gentulio! E c'è il gol dell'ex! Secondo palo Borges, esce Oselame, Borges di nuovo Sousa! 6-0, kick-off! Adoni, di nuovo Borges, la botta e il gran gol di Sousa! Va col destro, morbido! Prova la giocata su Dos Santos, poi Grieco! Passa il pallone, 2-0 Bitonto! Tampa, Renatinha! Ancora Tampa, calcia Tampa, secco e preciso, il Tris, poi Grieco dentro il pallone, per il gol del Bitonto, poi Grieco dentro il pallone, per il gol del Bitonto, ruba il pallone ancora Diana Santos, che buca! Proietti per il 5-0, terzo per il Bitonto, riparte intanto Narcisi dall'altra parte, sbaglia Coda, palla che passa sotto i piedi, Renatinha, Lusileia nel corridoio, Lusileia, Pezzolla, duello con Tampa che prova a calciare, a rimorchio come una furia, la ribattuta di Proietti, poi Renatinha ed eccolo! 8-1, palla dentro Renatinha, spazio Renatinha, Grieco, Renatinha ruba l'ennesimo pallone, Renatinha sbaglia Baldassarri, Tampa, Diana Santos, palo, Tampa, 11-1. Movimento di Valendino, scelta sul secondo, Belli, Polloni, poi Mantila. Anche Pereira ad allontanare, Belli! Pato, ora si gira, poi scarica, gran palla, Tati forte! In attacco con
Un buon passaggio profondo che realizza subito la prima rete. I tifosi sostenitori della squadra marchigiana avevano già immaginato la rete, ma possono ora esultare. I veneti che applaudono e sostengono il VIP che si porta sullo 2-0. Un attacco del VIP in svantaggio, quindi ritorna in difesa, pericolosissimo, e trova la soddisfazione personale. Una ottima collaborazione. Ancora in punta, si muovono bene le ragazze della formazione ospite di questa sera. Occasione che non si fanno scappare con precisione e delicatezza. Mette la palla in rete Ballardino. Un saggio intercettato anche da Ferreira. La velocità e l'imprecisione ora aumentano, e aumentano anche le reti per il Falconara, che torna in punta, si muove veloce il Falconara con Ballardin che realizza un'altra rete, porta sul 4-2.